Buongiorno, salve a tutti e benvenuti a Italia Miniatura. Siamo qui per presentarvi la stagione 2013, un'annata eccezionale, anzi direi esagerata. Per il 2013 il parco presenta una promozione che permette col biglietto d'ingresso di tornare a visitare gratuitamente ogni volta che si desidera per l'intera stagione il parco e le sue attrazioni. Basterà personalizzare con foto il proprio biglietto in occasione della prima visita e così potrà essere trasformato in un pass illimitato. Per comunicare questo il parco ha presentato un nuovo spot che adesso vi invito a vedere. Italia in miniatura, Rimini. Un 2013 esagerato. Con il tuo biglietto torni gratis tutte le volte che vuoi. Esagerato! E a Italia Miniatura torni domani, dopodomani, dopodomani. Italia Miniatura è solo a Rimini. Italiaminiatura.com. Esagerato! Il nuovo spot verrà passato sui canali web del parco, negli hotel, sull'app bus e in oltre 4.000 passaggi TV nazionali nei canali De Agostini e locali con le collaborazioni dei nostri partner mediatici. Italia Miniatura di Rimini è il primo parco italiano a proporre questa offerta illimitata. Italia Miniatura compie quest'anno 43 anni, fu fondata nel 1970 infatti da mio padre Ivo Rambaldi. Quest'anno si presenta con una mostra di oltre 270 miniature e una ventina di attrazioni, tra cui la scuola guida interattiva, un mini corso di educazione stradale per ragazzi dai 6 ai 12 anni, la Fionda, un'attrazione mozzafiato per i più avventurosi, il Pappamondo, una mostra di pappagalli di diverse specie, di diverse parti del mondo, nonché le canoe, quindi discese rapide sui fiumi, un Pala PlayStation Experience rinnovato, quindi dove è possibile giocare con anche Pala PlayStation, Luna Park della Scienza, dove sperimentare con mano le leggi della fisica. Quest'anno Italia Miniatura regala alle famiglie un'occasione in più per farsi conoscere, che è il lunedì Family Day, ovvero tutti i lunedì non festivi riconosce il biglietto d'ingresso per i bambini a soli 6 euro. Tra l'altro questo è un biglietto che è valido tutta la stagione, quindi fino al 3 novembre 2013. Quest'anno Italia in miniatura celebra il ventennale della sua Venezia in miniatura. Dal 1993 una Venezia in scala 1 a 5 aspetta i visitatori di Italia Miniatura per portarli in un viaggio in gondola lungo il Canal Grande di oltre 500 metri per una visita suggestiva e affascinante di una delle città più belle italiane. Da fine giugno sarà online, scaricabile dal sito di Italia Miniatura e dall'Apple Store, una nuova applicazione istituzionale dedicata alle miniature d'Italia, dove sarà possibile guardare fotografie, scaricare quindi immagini e documenti inediti sulle singole miniature che appartengono a questo magnifico parco. In particolare sarà possibile riascoltare l'audio che racconta le singole storie, gli aneddoti, i personaggi famosi che hanno abitato i vari monumenti italiani. Questa applicazione sarà disponibile anche in lingua russa. Continua la rivoluzionaria attrazione di Yumini. Anche quest'anno sarà possibile miniaturizzarsi in scale diverse, da 1 a 10 a scale più piccole, e portarsi a casa la propria statuina, oppure decidere di andare ad abitare in una delle città di questo grande parco. Addirittura sarà possibile scegliere in quale città e in quale posizione, in quale monumento andare ad abitare. Questo sarà possibile grazie a una macchina particolare, un laser che scansiona la propria persona e poi manualmente viene a essere riprodotta su un materiale particolare fino ad essere decorato poi manualmente. E nell'anno prossimo chi decide di abitare Italia Miniatura troverà spazio con la propria statuina in scala nei singoli monumenti. Vi invito ad andare a visitare il sito di Yumini, dedicato, accessibile dal sito italiaminiatura.com. Dal 10 luglio sarà possibile partecipare a un nuovissimo concorso online, Quiz in Miniatura, e vincere fantastici premi, tra cui una bicicletta elettrica, tablet 10 pollici, PlayStation, MP3
e gli ingressi al parco, perché ogni giorno con l'Instant Win sarà possibile, tra chi ha partecipato ai giochi, estrarre un vincitore di un ingresso appunto illimitato per tutto il 2013 a questo parco. Vi invitiamo sul nostro sito a partecipare a questo concorso, che sarà valido fino al 10 di agosto. Lascio la parola ad Antonella Bianchi, responsabile del nostro ufficio stampa, che vi illustrerà gli eventi previsti per questa stagione. Bene, ringrazio Lisa Rambaldi e io sono Antonella Bianchi, responsabile dell'ufficio stampa di Italia Miniatura, e passo subito a presentarvi il nutrito e ricchissimo calendario degli eventi che comincia proprio questa domenica 23 giugno con Italia in Cosplay. Italia Miniatura è molto affezionata ai cosplayer, che sono simpaticissimi appassionati di cartoni animati, videogame, manga, fumetti, che amano travestirsi come i loro eroi. Il 23 giugno, in collaborazione con il gruppo BHC di Rimini Cesena, ormai un'associazione di riferimento per il cosplay italiano, vedremo personaggi coloratissimi, riconoscibili da tutti. Il pubblico voterà i propri preferiti e i primi tre vinceranno uno Yumini, ovvero una riproduzione scala di se stessi, e un abbonamento per Lucca Comics and Games. Nel primo fine settimana di luglio Italia Miniatura festeggia il compleanno, 43 anni e non sentirli. E il venerdì 5, che coincide con la Notte Rosa, come da tradizione faremo tornare tutte le donne bambine, offrendo alle signore il biglietto ridotto, quindi con la tariffa bimbi, mentre il 6 festeggiamo il compleanno del parco con animazione tutto il giorno con la compagnia di Lilli Puzziani, gadget, premi e tanta allegria. L'ultima settimana di luglio, il 27, 28 e 29, sarà con noi il Ninja Tour, che è il tour dell'anno. Chi ci viene a trovare può diventare un vero ninja nell'area dedicata alle Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles, cioè alle tartarughe ninja, in collaborazione con Giochi Preziosi e con Super sul canale 47 del digitale terrestre. Qui sarà possibile vivere un'esperienza fantastica entrando direttamente nel mondo delle tartarughe, con un sacco di divertimenti come lo skate park, tunnel, scivoli, si impareranno mosse di arti marziali, insomma una vera esperienza immancabile, naturalmente fruibile grazie al biglietto con la promozione esagerata. Tra gli eventi di agosto, una simpatica tradizione di Italia Miniatura, figli delle stelle in pigiama. La notte del 10 agosto, ovvero delle stelle cadenti, i bambini in pigiama entrano gratis, gli adulti in pigiama pagano solamente 5 euro. Ci si ritrova tutti in Piazza Italia, dopo dove uno science show, ci daremo dentro con un'indiavolata battaglia di cuscini, vinca il migliore. Con attrazioni aperte fino a il parco aperto fino a mezzanotte e attrazioni, tutte le attrazioni aperte. Insomma, è un'occasione da non perdere, perché è l'unica sera nell'estate in cui il parco resta aperto di notte, quindi in tutta la sua bellezza, in tutta la sua illuminazione. Questi sono gli eventi dell'estate, che tradizionalmente il calendario degli eventi di Italia Miniatura si conclude con Halloween. Adesso è un po' prematuro, ma ne parleremo ed è una delle nostre feste più riuscite. Bene, avrete notato che questa conferenza stampa avviene in un modo un po' strano, ma questo ci dà l'occasione per parlare dei social network sui quali Italia Miniatura è molto presente, a cominciare da Facebook. Il nostro profilo è una pagina, si chiama Italia Miniatura, abbiamo oltre 18, quasi 19.000 affezionati, e che sono molto affezionati perché il pubblico interagisce, ci dà consigli, ci critica, ammira le nostre fotogallery, ed è un vero piacere per noi riuscire a essere così tanto in contatto con il pubblico, che noi continuiamo a pregare di consigliarci e di seguirci con tutto questo affetto. Italia Miniatura è anche su Twitter, il nostro profilo è @ Italia Miniatura, e anche qui è possibile seguirci, consigliarci, essere aggiornati sulle news e sugli eventi. Italia in Miniatura invece è il nome del nostro canale YouTube, che è una vera e propria miniera di video divertenti ma anche video divulgativi, dove si trovano anche le schede visive del parco e dove troverete anche questa conferenza stampa. E naturalmente, ultimo ma non da ultimo, il sito ufficiale del parco, www.italiminiatura.com. Dal sito si accede a tutti i nostri social, è sempre aggiornato sulle iniziative, sulle news del parco.
E a questo proposito invito i giornalisti, blogger, reporter e videomaker ad accedere alle informazioni registrandosi all'area dedicata ai giornalisti, che è la press area, accessibile direttamente dal sito, per poter scaricare tutti i contenuti, incluso il comunicato stampa che seguirà a questa conferenza, che come vedete l'abbiamo realizzato in un modo un po' strano, un po' social, però d'altra parte Italia Miniatura parla al suo pubblico e parla al mondo della stampa anche attraverso i social e anche e soprattutto. Per quanto riguarda la parte eventi ho concluso, vi ricordo che mi potete contattare all'indirizzo email ufficiostampa@italiaminiatura.com e passo la parola a Davide Piva dell'ufficio marketing. Buongiorno a tutti da Italia Miniatura. Dal 24 giugno parte il nuovo servizio di Happy Bus che vi porterà a Italia Miniatura da Riccione, Rimini e Cesenatico. Le famiglie e i turisti appunto potranno usufruire di questo nuovo servizio fino al 7 settembre per arrivare al parco in tutta comodità. Il biglietto è acquistabile online e verrà rimborsato dal parco sui consumi interni nei punti di ristoro. I biglietti hanno le tariffe di 3 e 5 euro. E il servizio Happy Bus è realizzato in collaborazione con l'agenzia VIP di Riccione e Bonelli Bus. È importante sottolineare la collaborazione di Italia Miniatura con gli hotel della Riviera, da Ravenna Cattolica. È infatti nato vari anni fa il progetto Hotel Pass, un speciale appunto biglietto che viene proposto dagli hotel partner di Italia Miniatura, oltre 500 strutture, che propongono appunto l'ingresso al parco in questi pacchetti. E con il biglietto Hotel Pass si ha la possibilità di non fare fila alle casse, quindi di entrare direttamente al parco e personalizzandolo con la propria foto, la possibilità di tornare per tutta la stagione in modo illimitato. Quindi Hotel Pass equivale appunto a un pass stagionale. Per poter appunto vedere la lista delle strutture aderenti all'offerta Hotel Pass si può andare appunto sulla home page del sito www.italiaminiatura.com. Prima di ridare la parola a Lisa Rambaldi, responsabile marketing del parco, vi ricordo che Italia Miniatura è aperta tutti i giorni fino al 6 ottobre, dalle 9 alle 19, e le tariffe d'ingresso sono adulti euro 22, ridotti euro 16. Lunedì è Family Day e i bambini fino a 11 anni pagano soltanto 6 euro. Concludo ricordando con orgoglio che Italia Miniatura è risultata prima tra i parchi tematici italiani e nona tra oltre 270 aziende italiane e nazionali in uno studio sulla qualità del servizio, commissionato dal Corriere della Sera, Economia, all'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. Questo risultato si aggiunge al certificato di eccellenza di TripAdvisor. Ringraziamo i nostri visitatori, gli sponsor, i partner e tutti coloro che credono in questa piccola impresa riminese e italiana e vi invitiamo a fare parte di questa nostra lunga festa, lunga tutta l'estate. Grazie.